Amico, sai cos'è questo qui? È il tè del venerdì. Venerdì. Amico, sai cos'è questo qui? È il tè del venerdì. Cari, è divertente questa. È divertente da morire, no, Daniele. Cari amici del Tè del Venerdì, buonasera. Oggi c'è stato un leggero caos perché si sta cambiando la regia. A me mi hanno mozzato mezza testa, insomma, anche a Calona ci hanno mozzato un po' la testa. Ora tutti sapranno che io non ho capelli, vedi? Che ho... No. Allora, diciamo che Alessandro Colonna ci ha i capelli. Vedo? Sì, per esigenza di scena, allora, io me li taglio. Bravo, e mi lascio. Perfetto. Esatto. Benissimo, anche perché si suda di meno. Insomma, si suda molto meno. Allora, benvenuti a questa puntata un po' caotica del Tè del Venerdì, dove si parlerà principalmente con il nostro grande amico che è qui accanto a me, Alessandro Colonnaci, di una manifestazione, del primo festival di teatro Malt apostrofo estro, vero? Ho detto giusto? Che sarà effettuato, come si vede nel nostro sfondo, nel cortile della biblioteca Ernesto Ragioniere di Sesto Fiorentino. Si parlerà anche di museo di doccia, un po', perché è sempre bene tenere viva questa attenzione, ma soprattutto per un fatto che in questi giorni c'è stata la prima asta fatta dal Tribunale, è andata, come si presupponeva, deserta. Deserta, sì, e poi si è dato un titolo un pochino buffo all'ultimo pezzettino, anche per un discorso di costume, elezioni sballottate, perché ci sarà il ballottaggio domenica prossima e a noi ci garba questo sballottamento, insomma. E ne parleremo. Ma è un titolo adeguato, è giustissimo. Adeguato. No? Poi giustissimo. Ovviamente il nostro cameraman che è qui davanti a noi, che asdruba le porcellotti perché dopo la sua solenne bocciatura non trova di meglio che fare il cameraman via da Sesto TV, verrà anche lui da questa parte. Allora, Alessandro, prima di tutto, venerdì 17 oggi. Venerdì 17, ma io non mi interessa minimamente il fatto. Perché in teatro siete superstiziosi. Invece stasera io reciterò il Tartufo e poi vi porterò in chiusura del festival anche a Sesto. Sono da un'altra parte a recitare il Tartufo. Io non credo a queste cose, sinceramente, ti dico la verità. Anzi, a volte, quando ho recitato per queste date un po' equivoche, il 17, il 13... a volte è andata addirittura meglio. È andata meglio, va bene, ma queste sono le cose. Allora, io intanto ti ringrazio di avermi chiamato. No, ma noi ci fa essere sempre ospite piacere. Di Sesto TV. Io siete veramente dei cari amici, ci conosciamo da tempo e tutte le volte appoggiate le manifestazioni di Libera Arte che mi vedono coinvolto in qualche maniera. Vabbè, allora, intanto è un'amicizia che inizia dal 2008, mi pare, quando ci si conobbe sul set di Michele Coppini. Benvenuti in amore. Sì, no, vabbè, da molto prima. Sì, ci rincontrammo. Diciamo, ci si rincontrò lì e poi dopo... Però, ecco, fa sempre piacere. Anzi, quando tu vuoi venire, qui ci siamo sempre. Il venerdì ci siamo sempre. Poi si possono creare... Nella nostra web TV, ovviamente noi siamo editori noi stessi, si può inventare qualunque tipo di evento. Quindi se ti viene in mente... Se un giorno tu vuoi battere il record del Guinness dei Primati per declamare per 24 ore di seguito qualche cosa, noi si arriva qui, si accende le telecamere, te va davanti e declami. Credo che sia più di 24 ore, però guarda, sarebbe da fare, bravo Daniele, sarebbe da fare. Credo che siano più di 24 ore, però potrebbe fare. C'è un Guinness dei Primati. C'è un Guinness dei Primati, non so chi lo detiene, per un certo periodo di tempo, nel 77 l'ha detenuto Gassman, perché sette giorni però recitò ininterrottamente. Allora, insomma, quindi ora, se è stato battuto Gassman, qui bisognerebbe stare... Noi si fa la parte... Bisogna inventare qualche cosa. Si inventa soltanto la parte relativa alle trasmissioni online, alle trasmissioni, diciamo, ecco. Non tanto declamare in un teatro, declamare qui dentro. Potrebbe fare, guarda, lanciare la sfida al Guinness dei Primati. Dai, la lanceremo. Grande Daniele, è una bella idea. Questa è veramente una bella idea, Daniele. Esatto, neuroni continuano. Lo faremo. Benissimo, allora sarà. Assicuro al pubblico di Sesto TV che questa è una sfida che io accetto. Bene.
e che da questi schermi, da queste camere, io noi prossimamente così. Il tempo di prepararmi. Bravo. Si farà così, si farà preparare qui alla cucina qualche tinozza di penne strascicate al sugo. Qui, che è successo? Non ci vediamo più. È successo? Non è successo. Ah, ecco, meno male, siamo ricomparsi. No, perché quando si sparisce è sempre preoccupante, diventa tutto nero. Te l'hai detto, Daniele, le elezioni sballottate. Le elezioni sballottate. Qui c'è la CIA, questo è stato un chiaro... Questa è la CIA? Sì, sì, questo è stato un chiaro attentato della CIA. No, via, ci deve recitare? Campostrini. Ecco, Campostrini chiede a Sergino, io ne recito, ora non so che cosa fece l'arbitro, qualche cosa... No, io francamente, con tutto il rispetto, me lo ricordo. Ne ho sentite tante. Noi ci sa Monte di Donne. No, una commedia intera, all'ecco di una commedia intera, certo. Vabbè, vabbè. Si guarderà. Qualcosa ci farà prima di andare via, vero? Allora, si diceva, torniamo a quello che accadrà dal 21 al 24. In quel cortile che vedete quel lì cortile, alle nostre spalle, esatto. questo prima festival del teatro maldestro, con la rassegna di teatro popolare. Però il apostrofo estero, spiegaci anche questo. Ma sì, perché è il nome della mia compagnia, ma non è che ho dato il titolo al festival per il fatto che la mia compagnia si chiama così, perché io, per lo stesso motivo per cui ho chiamato la compagnia, quando Liberarte mi ha coinvolto nella figura di direttore artistico, perché l'idea fondamentalmente non è mia, ma è di Liberarte. Loro. L'associazione. Ci sta qui il presidente, se vuol venire. Il vicepresidente. Ah, vicepresidente. È restio a stare davanti alle camere. Però se il nostro è l'uomo amico Finetti, che sta dietro. Qui ci sta una sedia libera. Il nostro amico Finetti è un uomo. Ora, guarda, se non viene gli si fa una partaccia, quindi è bene che venga. Ma sarà molto difficile. Lui se viene non parla, però. Però. Come sai? È così. Ognuno. Io ci sono quelli che devono stare davanti e gli devono stare dietro. Lui è perfetto, sta dietro, ma non perché è nascosto. Lui fa un'operazione importantissima per le manifestazioni culturali della città di Sesto. Lui è quello che trova gli sponsor. Quindi è la cosa. Allora, diciamo dai Finetti, se c'è un po' di tempo, venga a fare un po' d'attività anche a Sesto. Lui è il sacrificio, perché lui non solo trova gli sponsor, ma poi è l'organizzatore fattivo. Certo. È quello, è mente, braccio, è tutto. Comunque, maldestro, mi dicevi. Ecco. Ho chiamato per lo stesso motivo il festival per cui avevo chiamato la mia compagnia, perché il teatro è un'operazione maldestra. Il teatro, più delle altre discipline, tende alla perfezione, non rimanendo niente, perché si esaurisce in quella sera lì, però tende alla perfezione, ma è un'operazione maldestra, in quanto chi lo attua in quel momento, essendo esseri umani e quindi fallaci, certo. E gli attori sono i più fallaci di tutti, e quindi è un'operazione maldestra. È un'operazione maldestra, ecco, ma fammi capire allora, tu dicevi... È mal d'apostrofo estro perché gioco sulla ambivalenza, malati destro, perché chi fa teatro è malato destro per forza. Allora, no, volevo, prima di entrare nello specifico del programma, a me mi ha sempre affascinato questa cosa dell'attore, no? Perché io dico, l'attore deve essere uno che si tiene in testa tanta, c'è una capoccia incredibile, perché io non so, comincio a leggere uno spettacolo teatrale, una sceneggiatura, dico, anche se la leggo 10 volte mi rimarrà un rigo impresso nella mente, no? Ecco, come fate a livello di training vostro per incamerare, cioè, Ma senti, quella è la cosa più facile. Eccoci. Credimi, Daniele, che è la cosa più facile. È solo questione di allenamento. Questo è allenamento. No, è la verità. Ci si può arrivare. Ci credo. Quando la memoria, fino a poco tempo fa, fino all'Ottocento, si credeva che fosse connessa all'intelligenza. Non è assolutamente vero. Io sono l'esempio lampante. Non essendo per niente intelligente, ma ho una capacità di memoria, ma non lo dico per fare il finto modesto, ma è così. Ma no, Danielino, davvero? È così, sul serio.
La memoria è un muscolo come tutte le altre cose che abbiamo, che a forza di essere allenata, io, ma t'assicuro, ma fatelo anche voi. Sì, sì, è vero. Signori, fatelo, voi vi mettete lì e prendete una qualsiasi poesia. Prendete il primo verso, cercate di impararlo a memoria. Il primo giorno vi ci vorrà un'ora, il secondo giorno vi ci vuole mezz'ora e durerete sempre meno fatica a studiare. È un fatto d'esercizio. La memoria è solo un fatto d'esercizio. Invece ci fu una volta, però ho bisogno se la telecamera mi piglia tutto intero, perché ci fu una cosa molto bellina, qui c'è alla Casa del Popolo di Colonnata, c'era un teatro che negli anni 30, c'è ancora, ma a quei tempi c'era il palcoscenico, sì. Era tutta un'altra cosa. Allora c'era un attore che ebbe una carriera fulminante, nel senso che finì subito, perché doveva recitare una sola battuta, e diceva: apriti cielo, spalancati terra, e lui lo mimò così, fece: apriti cielo, spalancati terra. Ovviamente lì finì la carriera dell'attore, no? E con quella finì, a parte le battute. Vai. Allora andiamo, no, ora, ma invece... po' d'aneddoti ci sono, poi ci prendono vuoti di memoria anche a noi in scena. Io l'ho visti fare, non lo so quanto veri o rappresentati. Ecco, come vi riprendete in quei casi lì, quando a un certo punto vi si annebbia tutto, e che succede a quel punto? Ma senti, in teatro, quando proprio hai il vuoto di memoria, in teatro una regola fissa è quella di non nascondere mai niente. In teatro bisogna esplicitare tutto. E quindi può sortirne una gag. Certo è che se sei a fare il Macbeth, questo se sei a fare una commedia di Molière, se sei a fare il Macbeth e dici: non mi ricordo più niente, eccoci, o fai una battuta, non è tanto bello. E lì arriva il mestiere dell'attore. E anche quella è data dall'esperienza. A me in scena mi potrebbe capitare la qualsiasi, certo, che qualche cosa io invento, potrebbe cascare le lampade. Perché fammi capire, cose di questo tipo possono succedere all'improvviso, cioè stesse tutto sparato, va tranquillo così, a un certo punto il vuoto. Io proprio il vuoto ora, no, vorrei portarmi le ultime parole famose per stasera, che sono anche abbastanza cotto, perché recito un giorno sì, un giorno sì. Ringraziando il cielo, buono, attenzione, ringraziando il cielo. Ora, a me il vuoto totale non l'ho mai avuto. Proprio è quello che Dio, oddio mio, non so più che dire. Perché comunque arriva la difesa, arriva l'esperienza, arriva il mestiere, certo, che ti porta a rimanere sul pezzo. Va bene? Sì, sì, ci sono, sì, state delle volte, io recitavo Dante, mi sono scordato qualche verso, ho cambiato le parole, ho fatto tornare il verso e nessuno se ne è accorto. Può capitare queste cose qui. Certo. Allora, ora, siamo dei bari, gli attori sono dei bari. Siete dei bari, allora, è bene a sapersi. È così. Però è sempre una cosa affascinante, perché tu c'hai l'immediatezza, cioè non è come vedere un film. Vedere il teatro è il momento stesso in cui si svolge l'azione, e questo è il fascino. Daniele, questa è una cosa seria, però. Certo è seria. È una cosa seria, perché te pensa, Daniele, in Inghilterra, non a caso in Inghilterra e in Francia, usano per dire recitare, come noi si usa recitare. Jouer, play, che è giocare, perché il teatro è un gioco, in quanto tale, ha delle regole molto serie, non è uno scherzo. Certo. Si gioca, ma ha delle regole molto serie. E effettivamente, mi sono perso, ridimmi vedi la memoria. No, si diceva, perché che se no mi perdo dietro al giocare. Parlavo del fatto che quando siamo davanti ad una rappresentazione teatrale, siamo in un momento irripetibile di un divenire. Ah, ecco, sì. E io infatti ti ho detto perché poi ci siamo smarriti dietro. Perché io credo che il teatro, e questo lo credo in maniera profonda, che sia da chiunque lo faccia, sia rimasta l'unica assemblea civica che abbiamo, almeno in Italia. Certo. Ed è un tempo ripetibile, è una cosa dove gli attori con il pubblico c'è uno scambio di informazione ed energie, e quel momento, esatto, rimane sospeso nel tempo. Nessuna arte fa questo, che ti volevo né dire. Il cinema, niente, non c'è nessun'altra cosa che riesce a fare quello che fa il teatro. Quello è un momento irripetibile, certo, è un'assemblea civile, perché dai grandi autori poi qualche cosa impariamo, poi qualche cosa pensiamo. Il teatro, quando è buon teatro, deve far andare via gli spettatori sempre con qualcosa dentro che rimuginano. Sì, è vero. Infatti quando io sento dire
dalla gente, ah, veniamo a così si passa 2 ore. Mm-hmm. No, te non, 2 ore tu muori. Che passi 2 ore? Hai 2 ore in meno di campagna. Il teatro il tempo lo sospende, il tempo è vero. Della Ionna. Infatti, questo è il fascino della cosa. Però bisogna fare buon teatro e non sempre sì. ci riusciamo. E veniamo allora a quello che avverrà in quel cortile che si vede dalle nostre spalle, che è appunto il cortile della biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino, dove dal 21 al 24, Ci sono degli spettacoli. Spiegacelo, 4 spettacoli. Uno per sera, il primo sarà la 12ª notte, fatto dalla mia compagnia con la mia riscrittura, adattamento e traduzione, in maniera molto comica, una commedia, comunque sono tutte commedie, sì. O recital che hanno a che fare con la commedia, certo. Perché credo che la commedia oggi sia quella che possa parlare all'attualità. Ma non tanto perché la gente ha voglia di ridere, non è questo, proprio come commedia. C'è Sergio nel frattempo, io continuo a parlare. Ecco. Che fai Campostrini, il regista diventa... Sergino a prendere una è il numero uno, vabbè, è il numero uno. Vabbè. È il numero uno, no, ma qui... bello è la diretta di Sesto TV. È il bello... Allora, noi abbiamo sempre detto, non siamo... lungi da noi essere la TV palutata, tutta perfetta, a noi ci garba quando succedono cose, che entra gente, ogni tanto il Campostrini quando c'è qualche discorso che non gli piace lascia la regia, viene qui, prende il microfono e chiacchiera. Grande, è il numero uno, ragazzi, ma è giusto, è giusto. E noi ma... si invita tutti i cittadini di Sesto, quando hanno voglia di dire qualcosa, vengono qui e si chiacchierano. No, ma insomma è sempre stata la cifra di Sesto TV. Certo, è sempre stata così, la possibilità di dare voce a chi vuol parlare, spronando la gente a non vederci come la solita TV che c'è, in cui c'è solo un senso unico, per cui uno si mette lì, diventa un po' beota, no? per vedere tutte le cose che gli vengono buttate addosso, ma arriva qua e dice la sua. Ecco, questo è il gusto, sì, che sì. Questa è gerundia, è una televisione gerundia. È una gerundia. È una televisione gerundia. Televisionando. È gerundia. Gerundia. È indivenendo. Tutte le gerundia. Si vede che tu sei bravo. Vabbè, allora, la 12ª notte, il primo spettacolo, la seconda sera, cioè il 22, ci sarà un principe del teatro fiorentino, è Giovanni Lepri, con uno spettacolo scritto e diretto da lui, dove lui riprende le macchiette e le storie del teatro popolare fiorentino, quindi io lo conosco, certo. Questo spettacolo, uno spettacolo divertentissimo, divertentissimo, con cose teatrali che fanno parte delle nostre radici e del nostro pensar comune, o del nostro modo di dire comune. Tanti motteggi da cui noi non sappiamo da dove arrivino, arrivano spesso e volentieri anche da queste cose. Certo. Poi abbiamo probabilmente la compagnia, il 23, migliore, di più alta qualità. Loro fanno teatro amatoriale, loro sono amatoriali. Fra l'altro loro, quelli che stai per dire ora, il Sesto Atto. L'abbiamo avuto ospiti a un TED del venerdì con la Patrizia Ferretti, esatto. E un'altra collega sua, Sandra, esatto, e lei, che ci hanno spiegato proprio questa, che lì erano, quando vennero c'era ancora da farla prima, no? Quindi ci spiegarono tutta l'evoluzione di questo spettacolo, e anche a loro gli si è sempre detto, ragazzi, noi ci siamo in sostanza, e quindi sarà una cosa. Il Sesto Atto, e lo so che prenderò l'antipatia di molti altri colleghi della Sesto Atto, io tutte le volte che quando si parla di Sesto Atto si parla di teatro amatoriale io rimango sconvolto, perché effettivamente sono amatori, però fanno un livello talmente alto di qualità, certo. ben fatto, si rischia, anche se si rischia sapendo di rischiare essere protetti, perché è già una commedia, è già andata in scena, è una commedia originale. Sì, infatti ce lo dissero questo. È una commedia originale, e quindi io sono ben felice. Certo. Quindi abbiamo un'altra sfaccettatura ancora. Sì. Chiudiamo il 24 un'altra volta con noi, ma non per bulimia di presenza del direttore artistico. Certo. Per fondi, la verità è questa. Ecco, ragazzi, tanto, siamo poveri. Tanto per allora il direttore artistico si è messo a disposizione anche a livello scenico. Fondamentalmente il discorso è questo. Il tartufo da Molière, anche lì è riadattato da me,
Ecco, cosa, in che cosa consiste rispetto a... Allora, guarda, io il tartufo è... Buono. Io Molière lo frequento, ma il tartufo è buono. A me piace. A me piace più il gelato, il tartufo, che il tartufo... No, a me piace proprio il tartufo. Dopo faremo... Quando arriverà Porcellotti qui su questa sedia... Faremo una disquisizione. Farete una disquisizione su queste cose qua, perché lui è un grande intenditore... Di tartufi. Di tartufo. Di tartufo gelato o di tartufo di San Giovanni d'Asso? Di tutto. Te chiedi... Saminiato, tutto grande Tartufo è stato l'ultimo dei testi che io ho frequentato di Molière, perché lo frequento già da un bel pezzo, il buon vecchio Jean-Baptiste de Poulain, sarà quasi ragazzi insieme addirittura. Sì, io con questa, loro sono stati i miei amici, ma seriamente i miei amici d'adolescenza sono stati Shakespeare, Molière, Dante no, Boccaccio soprattutto. Dante gli era il professore, il maestro di vita, Saputello, quello a cui te hai una reverenza fatta, stava, che ti cambia la vita, però gli stavo un po' sulle scatole. Sì, Dante e Dostoevsky sono quelli che ti cambiano la vita, però ti tengono un po' a distanza. Mentre Boccaccio, Molière, ragazzi, andavamo a donne insieme. Tra l'altro, io vedi, molti anni fa un bellissimo film di su Molière, sulla vita di Molière, di Ariam Nouchkine, regista, no? Che fu una cosa strepitosa, bello, cioè, questo, perché a me piace il cinema anche, no? Per cui queste cose mi piacciono. La vita di Molière è affascinantissima, sia nel vero che nel falso. Infatti c'è l'episodio della sua morte, perché lui muore fondamentalmente sul palco, facendo il malato immaginario, si dice così, ma in realtà... E c'è questa scena bellissima in questo film, con una musica splendida, dove lui viene portato a braccia su una scalinata che non finisce mai, che continua un quarto d'ora a salire 10 scalini. No, una cosa bellissima questo film di Ariam Nouchkine. Nella realtà, nel malato immaginario, come sai, Argante al quarto atto muore, o almeno fa finta di morire, però muore, insomma. E invece quel giorno, quella sera, lui quello morì davvero, tirò il calzino sul serio, e i critici dissero, non sapendo della morte, l'ha fatta apposta, l'ha fatta peggio la morte. Questa volta l'ha fatta peggio la morte. Questo non la dice lunga su certo. Ecco, quindi questo primo appuntamento di quest'anno, che sicuramente, perché diciamo anche che l'ingresso è gratuito, come lo è sempre stato. Ora, certo. Io alla Biblioteca Ragionieri d'estate ho sempre fatto spettacoli. L'anno scorso feci il malato immaginario di Molière e il sogno di una notte e mezza estate a Villa San Lorenzo. Certo. E fortunatamente i sestesi hanno sempre risposto. Io da anni vengo a recitare alla biblioteca e i sestesi speriamo. Perché poi si apre questo discorso importante a Sesto, della mancanza di uno spazio teatrale. C'è la Limonaia, c'è il San Martino, ci sono, ma un teatro inteso come teatro cittadino, come può essere il Monni, ora si chiama Monni al Dante. Come può essere il Manzoni a Calenzano, che faccia un teatro popolare, cioè noi non di accezione gramsciana, è popolare nell'accezione, ce l'avevamo, in una notte fu buttato giù il teatro Niccolini. Noi abbiamo le foto sul gruppo Sesto Fiorentino Com'era, e poi ora ci venne fatta una galleria. No, più che una galleria, lì è stata fatta una banca, in Monte dei Paschi, in Piazza Ginori. La galleria è ancora peggio, perché la galleria che dici te, la galleria Fosco Giachetti, sì, per esaltare... che io inaugurai, ero in Berbe, e chiamarono me, l'allora sindaco Barducci, chiamò me a presentare l'evento, ma c'era Carlo Lizzani. Ma il fatto è questo, che per esaltare il nostro concittadino Fosco Giachetti gli hanno buttato giù un teatro e un cinema, perché al posto della galleria c'era il cinema centrale sulla parte di via Gramsci e il cinema Verdi, teatro Verdi, per la strada nuova via Cavallotti. Quindi il grande capolavoro è stato questo, che praticamente l'esaltazione, perché il teatro Verdi era anche una sala teatrale, oltre, per chi si ricorda dei vissuti se stessi, in cui si faceva da tutto, dal varietà alle cose serie. Ci ha recitato Vittorio De Sia. Certo, ma poi è venuto Dario Fo ai tempi in cui c'era un ostracismo che Dario Fo non lo faceva andare da altre parti. Sesto è così, vedi. Lo so. Per onorare Fosco Giachetti si butta giù un teatro e un cinema. Certo. Magari per onorare il Conte Ginori
si farà costruire un teatro, può darsi. Chi lo sa, speriamo. Quello è sempre lì che aspetta il teatro accanto alla biblioteca. Vediamo se riusciamo le vecchie fornaci, guardando la biblioteca, come si vede lì in faccia alla biblioteca, se si sposta lo sguardo sulla destra, si vede una struttura ancora da finire, nuda, no, diciamo così, che dovrebbe essere, teoricamente, quando ci saranno i fondi per poterlo fare, il nuovo teatro di Sesto. Allora, mi fai fare un appello al prossimo sindaco. Appello. Sindaco di Sesto, chiunque tu sia, no, così siamo equidistanti, chiunque tu sia. No, ma tu potresti fare una cosa meglio. Invece di dirgli sindaco di Sesto, dici Lorenzo, perché uno dei due... Siamo a Lorenzo. Ah, già, siamo a Lorenzo. Vai, ricomincia e guarda nella telecamera lì dentro. Lorenzo. Oh, Lorenzo, tu che sarai il prossimo sindaco di Sesto Fiorentino. Ci sono un sacco di realtà qui a Sesto che si danno un sacco da fare a livello culturale, mettendoci del suo, dandosi un sacco da fare. Aiuta questa gente. Cosicché, perché questa gente tiene viva l'attività culturale a Sesto Fiorentino. Certamente. E non mi voglio mettere a far polemiche, perché qui per anni c'è stato un teatro di ricerca. È vero. C'è un grandissimo mio amico che mi disse: è dagli anni 60 che ricercano. Se ancora un anno trovavo nulla, gli smettessero. Allora, magari una sera si invita anche. Si farà una tavola rotonda in cui, ma c'è stato un applauso dei Campostrini dietro, ho sentito. Si farà una tavola rotonda in cui te e coloro che fanno teatro di ricerca vi incontrerete, diciamo, in singolar tenzone e si parlerà e sarà futuro, una sfida all'ok corrale del futuro io te lo del dico. Teatro a Sesto. Vabbè, noi ci procureremo pende, fasce, spirito e altra roba, insomma, cerotti. No, lì c'è stata una persona che ha onorato veramente, cioè, il mestiere il mestiere di teatrante, e quando si nomina questa persona, secondo me bisogna alzarsi e dar di cappello. Che è Barbara Nativi. Per anni la Nativi, certo, ha onorato il teatro italiano, certo, e ha onorato il mestiere dell'attore e del teatro. E purtroppo se n'è andata troppo presto, si dice. E vabbè, bene, d'accordo. Allora, si è detto tutto. Che manca? L'ultima cosa, dicevo, di Tartufo, che il buon vecchio Tartufo, che era il testo che io frequentavo meno del buon vecchio Giambattista, perché mi sembrava lontano, quando ero ragazzo, mi sembrava lontano dall'attualità, a differenza degli altri, dei malati immaginario, le malattie, certo, le idiosincrasie, la depressione, certo. Il Tartufo. Poi, da giovincello, quando cominciai a muovere i primi passi in televisione, ebbi un certo riscontro, i politici mi misero le mani addosso, portandomi nelle loro cose, usandomi, eccetera. E lì di Tartufi ne trovai tantissimi. Sì. Di personaggi Tartufo è pieno il mondo, e Tartufo in realtà forse è il testo più attuale del buon Jean-Baptiste Paulin. È vero. Perché fa parte della natura dell'uomo, non finirà allora, mai. Senti Alessandro, io in questo momento faccio una cosa, io mi alzo qui e cedo il mio posto al nostro... ormai ex candidato, perché anche questa volta si sono scordati di portare le schede e le liste in comune, per cui già è successo alle regionali, ora è successo alle comunali. No, ma allora. Allora per fargli fare un po', anche per tirarlo su di morale, ora lo inviterei a venire qui. Allora mio mi alzo anch'io. No. Rimanete voi due, perché così vi conoscete, parlate insieme e chissà che da un candidato sindaco non nasca un candidato attore quest'altra volta. Quindi io inviterei il grande Asdrubale Porcellotti a venire a sedere dalle mie parti. Un cambio della guardia, come si suol dire. Caro Porcellotti. Molto piacere. Onorato. Io, guardi, onorato. Sono rimasto affascinato dalle sue parole, perché io amo tutta l'arte, sono un disgraziato, però amo l'arte in tutte le sue forme. Cinema, musica, teatro. Piglia l'arte e mettila da parte, però. Purtroppo a scuola i risultati non erano granché, però io i classici, diciamo, bene o male, li studiavo sui Bignami,
E poi dopo me ne pento, quando sono diventato un po' più grandicello. Però lei ha tentato la carta politica, Porcellotti. Lo so, purtroppo non ho avuto molta fortuna. Se non si presenta, lo so, io sono l'ideologo e ora stavo tentando appunto di sopprimerlo, poi dopo mi è dispiaciuto. Perché è colpa sua, fondamentalmente, te la presenti, io la presento, sono Morella Favola, nessuno ha presentato queste liste. E Morella Favola, siamo rimasti a piedi anche stavolta. No, gli stessi saranno felici di questa cosa, perché a sapere che poi se lei la si ripresenta con un movimento che si chiama Sette Palle, lo slogan Daniele. È perché accontentarsi dei sei palle quando se ne possono avere sette. Allo stesso prezzo, esatto. Ma se voi vi scordate di portare i documenti per entrare nelle... Mi dite come fate a governare una città. Purtroppo è stata un'occasione mancata per i cittadini di Sesto Fiorentino, e bene o male, io ripeto, non voglio peccare di modestia, ma ho visto che avrei vinto a mani basse a Sesto, praticamente il mio programma prevedeva nello Zambini. Non c'era storia. Al primo turno avrei preso 50%, tutto, ma anche di più. Ora non voglio azzardare, ripeto, non voglio fare il... Occasione se stessi, avete perso una grande occasione. Avete perso una grandissima occasione. Da avere a sdrubare Porcellotti come sindaco, e questo uomo ha la faccia a sindaco, fondamentalmente. Che altro la faccia a bischero, mi dicono, però ecco, diciamo, volendo potrebbe essere anche una dote per fare il sindaco. Di faccia a bischero, i politici ne abusano un po'. Ormai è andata come è andata, sarà per la prossima volta. Ora cercherò un altro territorio dove candidarmi, se ci saranno le prossime elezioni da qualche parte, altrimenti farò il sindaco ombra. Vediamo un attimino, ora si va nella bella stagione, per cui insomma l'ombra non dovrebbe mancare, e io farò la mia parte, come dire, di suggeritore, come dire, per dare un attimino di spunto o anche di spinta stessa alla politica. Io avevo un sacco di proposte, avevo un sacco di idee, purtroppo sono... Ma lei chi prende come riferimento? Se lei dovesse fare il politico ombra, una sorta di eminenza grigia della politica, un punto di riferimento, lei dice, ma lei a chi si ispira? Si ispira a un D'Alema o a chi? No, a chi si ispira? No, assolutamente no, D'Alema direi che non mi sembra il massimo della... Ma è difficile dirlo, è un politico che mi può dare un'immagine, è difficile, perché prima di tutto farei dei torti all'uno o all'altro, e poi dichiarerei spudoratamente la mia indirizzo politico. Invece il mio movimento è smaccatamente né a destra né a sinistra e né al centro, per cui io non scontento nessuno. Ma lei dovesse anche presentarsi a livello nazionale, nell'arco parlamentare, dove si trova collocato? Il problema appunto è tutto lì. Io vedo dov'è il punto, diciamo, di forza, e lì mi ci collo praticamente. Ma allora per tutto. Esatto. Io non ho problemi. Quando ci fu l'elezione del Presidente della Repubblica, che fu praticamente andò dimissionario, no? E io mi sarei presentato, perché dissi: io non sono né di destra né di sinistra, certo, per cui non ho problemi, tutti, cioè, vinco super partes, esatto, lei. Per cui mi votano tutti, e poi anche lì dove è andata come è andata, purtroppo, perché anche lì non siamo arrivati a presentare, proprio sempre il fatto di tempo. Allora, io ho un ideologo che è una brava persona, però purtroppo c'ha dei momenti un po' di sbandamento. Noi, insomma, va a far tardi la notte, va a fare i balletti al Tenax e di qua di là, e allora di giorno è un po' rincoglionito, e purtroppo si vede, cioè, magari sui risultati. Ora però mi dispiace, perché sai, è tanto che si va il percorso insieme, e ora sopprimerlo. Le prossime elezioni sono politiche, prima o poi si tornerà a votare, Daniele. Prego, si accomodi. Ora con tutto il posto che c'è, che si debba stare tutta a picciare, alle prossime politiche mettevi d'accordo, andate subito, insomma, voglio dire, il movimento Sette Palle, esatto. Perché 5 quando uno allo stesso prezzo può averne 7. Geniale, che ce l'ho il microfono 3 acceso? Grazie. No, bisognerebbe che lei, Porcellotti, facesse... Io volevo allargare il mio staff tecnico, per cui se il signore, diciamo, è disponibile, signore, a un domani a... Ma io, una delle sette palle...
Una di quelle sette palle, non so chi sono le altre sei. Palle se ne spara tante, per cui appunto sono... una delle sette palle potrei essere. C'è stata una grossa evoluzione, perché dalle sette stelle siamo andati, esatto, alle sette palle. Poi dopo c'è sette sposi per sette fratelli, esatto, sette nani. Insomma, sette nani. Cosa si inventa? Insomma, i sette ricordi. Allora, esatto, volevo, esatto, dire una cosa: se fosse possibile, caro regista Campostrini, Sergio Campostrini, che dà sempre il meglio di se stesso, chiederei se è possibile cambiarci il background, no? Per passare un attimo da quello che vediamo lì al... Perfetto. Ah, guarda, Campostrini. Questo non so. Questo purtroppo, qui si fa un discorsino un pochino più serio, perché quello che vedete è il museo della Richard Ginori, sì, a Doccia. Sì. Ai tempi in cui era aperto, era frequentabile, in cui si poteva, purtroppo poca gente ci andava, ma insomma c'era la possibilità di visitarlo, ancora non si presupponeva, non si poteva ancora capire quello che sarebbe successo da lì a poco tempo, perché da oltre due anni, ormai da due anni e circa e un mese, forse di più, il museo è chiuso. È chiuso per i noti motivi del fallimento della vecchia gestione della Ginori, la riapertura di Gucci ha riaperto solo il ramo della fabbrica, e questa è una cosa importante perché l'occupazione viene prima di tutto, però quella parte lì del museo che è la nostra storia, è la storia di Sesto, non è un museo qualsiasi questa è la storia di Sesto. È la storia di tutta la nostra comunità dal Settecento in poi, perché lì ci sono proprio tutte le cose che sono state prodotte nella Ginori, che non sono soltanto dei pezzi di porcellana, ma sono qualcosa di più, sono la passione che la gente ci ha messo dentro, le generazioni di persone che sono morte per la silicosi. E quindi non si può fare una cosa di questo tipo e lasciare. Sta andando morire tutto in malora lì, cioè, esatto, proprio fisicamente, non solo allora, che è abbandonato, è proprio ci piove dentro. Ci diceva la ex curatrice Oliva Rucellai, nostra grande amica, che anche lei è stata ospite via Sesto TV, che attualmente per poter entrare all'interno del museo ci vogliono le maschere antigas, perché tutti i vapori, le polveri, le muffe che si annidavano stanno venendo fuori. E qui poi c'è il rischio che ovviamente già le prime cose, le prime avvisaglie, perché ci sono anche delle cere importanti del Settecento all'interno, piano piano stanno degradando. Certo, se nessuno... Allora, il prezzo per comprarlo era 4 milioni e mezzo d'euro. No, dici, madonna ragazzi, il macello è questo. A parte poi c'è il problema di mantenerlo, di tante altre cose. Però in un mondo in cui se ne buttano via a milioni, è possibile che non si riesca a trovare le risorse per riaprire questo museo qua? In altre nazioni probabilmente sarebbe all'ordine del giorno. Un museo così deve essere aperto, deve essere valorizzato, ci devono essere le scuole che vanno a vederlo, ci devono essere i ragazzi che girano da tutte le parti, invece è chiuso e si sta morendo lentamente, purtroppo, in questo momento. Quindi l'appello che noi si fa, sì? Prego, se Campostrini. Prego, Campostrini. Però Sergio, se non lo dice ai microfoni. Beh. Fuori scena, ma... Allora, aspetti, €1.000 per uno. 40.000 persone. No, 4.000 basterebbe. No. 4 milioni d'euro. Allora facciamo 40.000, 40.000 100 euro l'uno. 100 euro ci si viene la paura. No, il problema però purtroppo è un'altra cosa. È che il museo ha anche dei vincoli, che sono i vincoli legati al fatto che la manifattura deve rimanere dov'è. Perché se la manifattura si dovesse spostare, in quanto c'è un problema dell'area che non è di proprietà di Gucci attualmente, o perlomeno non di Gucci, voglio dire, della società GRG, che gestisce Gucci, tutto, sì, se decide, perché non si trovano d'accordo su questa cosa, di spostare la fabbrica, a quel punto succede sul museo un patatrac, a quel punto morirebbe davvero in sostanza. No? Quindi il fatto è di mantenere la fabbrica su Sesto, perché è una ricchezza di Sesto da questo punto di vista, insieme al museo. Questo sarebbe l'auspicio. Dopodiché c'era già un'idea del crowdfunding, no? Ora va di moda a fare il crowdfunding. E dire vediamo se a livello planetario si riescono a trovare dei fondi per acquisire e per poter riaprire un museo. Il problema è la questione di vincoli, ora a parte tutto. È questione dei vincoli, sì. Il problema è che lì ancora non si sa bene come andrà a finire quella storia lì della Ginori, della proprietà, i terreni non sono suo, loro non si sa se la fabbrica si sposta e nessuno ha voglia di spendere 4 milioni così buttati, diciamo, non buttati, cioè al buio. Per cui il museo avrebbe, se davvero come circolano le voci, una delle possibilità
sia quella che la Ginori si sposti, a maggior ragione ci deve essere quel museo. A maggior ragione. Perché addirittura c'è anche chi ha detto che se il museo in qualche maniera non avesse la possibilità di riaprire lì, potrebbe essere riportato nella sua prima sede, che è l'attuale Biblioteca Ragionieri. Quella era la sede del Museo di Roccia prima che nel 65 venisse aperta, anzi no, fu ancora prima, perché poi l'area di Roccia venne abbandonata e noi abbiamo le testimonianze negli anni 80 quando facemmo dei video all'interno portando lì i vecchi lavoratori che 30 anni prima avevano abbandonato la Ginori perché erano stati licenziati. Era una devastazione totale, tanto per intendersi nella sala Meucci, sì, che come era no, più bella e restaurata, sì. Quando si entrò noi nell'85 per fare questi video, c'erano le radici di alberi cresciuti sul tetto che aprivano, che squarciavano il tetto e che entravano dentro, non so, delle cose impressionanti. Il recupero è stato bellissimo e ovviamente quella è una testimonianza anche nostra. Sala molto sfruttata, molto sfruttata. Io stesso ci ho fatto tutte le letture dei classici, te lo dicevo per questo. Te lo dicevo un posto a cui io sono molto affezionato. Ecco, questo, ora speriamo che questi nostri discorsi vengano anche ripresi, perché c'è bisogno su questa cosa di far circolare le idee, al di là di tutto, perché se la gente... Il problema è che nessuno si mette all'anima di spendere 4 milioni, sì, è vero, così, cioè, è vero, bisognerebbe... Ma se si comincia a far ripassare, sì, sì, certo, a livello di popolazione, e qui mi riallaccio all'ultimo argomento di stasera, quello delle elezioni. L'abbiamo chiamata le elezioni sballottate perché è stata una campagna elettorale che a me francamente non è piaciuta. Piena di colpi. Però allora io non voglio rientrare nel merito di chi ha ragione, di chi ha torto, non mi interessa. Ora, dico soltanto una cosa, che da lunedì la comunità di Sesto deve ritrovare una sua unità di intenti, perché non è pensabile, chiunque vinca, che a Sesto si continua a vivere una situazione di smembramento e di spaccatura in questa maniera. Perché è importante la comunità di intenti? Perché se si riesce a far riaffermare fra la gente i valori che ci hanno portato avanti in tutti questi decenni, si riesce a ritrovare la sensibilità anche su quell'argomento lì del museo, a far capire l'importanza. Perché rifai comunità, rifai comunità. Bisogna rifare la comunità a se stesse, questo è fondamentalmente importante. Le polemiche e le cose non servono a nulla, non portano a nulla, ci vuole anche l'opposizione costruttiva, ci sarà dei punti di impegno, diciamo, dei punti di contatto anche fra le varie fazioni, chiamiamole fazioni, fra i vari schieramenti, e trovare un qualcosa, diciamo, che bene o male porti a risultato comune, cioè poche cose ma fatte, diciamo, con cognizione. Io l'altra sera andammo lì al dibattito, fra virgolette, quello di Querceto, io mi venne la tristezza perché vedevo un gruppo di persone, sembrava di essere allo stadio. Tanto, come l'hanno detto, ognuno non cambia idea, chiaramente rimane la sua, però a che serve chiarire vociando ognuno bravo a quello e bravo all'altro, fischiando quello e fischiando l'altro? Cioè lì può essere un discorso a livello di, come dire, di gioco, di sport, ma non di cultura e di qui, politica, insomma. E qui il caro Asdrubale aprirebbe un universo. Se Asdrubale fosse stato realmente candidato, lui sarebbe stata la persona che avrebbe riportato la concordia. Seriamente, qui apre un universo di discorsi. Non diciamo, piangiamo sul latte macchiato. Sul latte macchiato. Allora, no, ora a parte il finalista. Queste elezioni secondo me sono state anche drogate dall'attenzione spasmodica dei media nazionali, del Partito Democratico stesso, perché è Sesto. Perché è Sesto, la prima inclinatura è avvenuta qua, insomma. Sì, sì, e purtroppo quello che stiamo vivendo poi oggi a livello politico. Ecco, allora io magari aspettiamo lunedì per fare i commenti più o meno di parte, perché ovviamente è giusto non farli in questa sede. Vabbè, no, io dicevo solamente, io riaffermo questa cosa, che da lunedì chiunque sia il sindaco che viene eletto, bisogna ritrovare a Sesto questa unità di intenti. La comunità deve essere coesa da questo punto di vista. Campostini dall'altra parte sento dire un c'è verso, ma non si può partire così. A noi ci piace anche, ci piacciono anche le sfide più difficili, e questa è una sfida importante. E noi, per quanto riguarda la nostra emittente Sesto TV, noi siamo a disposizione di tutti per cercare di riaffermare questa cosa, perché attraverso la discussione, attraverso il dialogo, si può ritrovare un momento di coesione che secondo me è importante. È l'unica via. Ecco, detto questo, finaletto. Detto questo, Daniele, bisogna che io vi lasci. Perché no, ma tanto anche noi si smette. Se è finita la trasmissione, sì, allora
Alessandro, noi ti si ringrazia no, perché la tua presenza arricchisce la nostra produzione di trasmissione. Anzi, c'è il Sergio che urla. La recita non ce la fa. Lo deve fare, mi preoccuperei del contrario. Se io fossi fuoco, ecco, bravo, arderei lo mondo. Se io fossi vento, lo tempestarei. Se io fossi acqua, io l'annegherei. E se io fossi Dio, manderei lei in profondo. Se io fossi Papa, allora sarei Giocondo, che tutti i cristiani imbrigarei. Se io fossi imperator, sai che farei? A tutti mozzarei lo capo a tondo. Se io fossi morte, anderei da mio padre. Se io fossi vita, fuggirei da lui, similmente faria come madre. Se io fossi cecco, come sono e fui, torrei le donne giovani e leggiadre, le vecchie laide lasserei altrui. Ah, bravissimo, bravo, ha chiuso un cecco Angiolieri, bravo, bravo, ci ha fatto piacere. Questo era Cecco Angiolieri. Cecco Angiolieri non è riboccaccio, ma se posso Samuele citare un attimo Corrado Guzzanti, visto se io fossi. Beh, lui faceva: se fossi cane, bau, se fossi gatto, miau, se fossi tardi, ciao. Questo è geniale. È geniale. Allora, noi si ringrazia davvero. Io ringrazio voi, ringrazio voi. Un piacere averlo qui con noi. E anzi, dice, quando tu vuoi venire, siamo qui. Grazie, ragazzi. Anzi, grazie. La cosa che si è detta all'inizio, il Guinness del Milano. Quella è una sfida, vi giuro che quella si farà. Perfetto, quella si farà. D'accordo. Parola mia. Si ringrazia il nostro amico il mitico Fabrizio Finetti. Di liberarte, senza liberarte non ci sarebbe niente. Non ha voluto essere da quest'altra parte, ce ne dispiace. Oh, però quest'altra volta però si spiglia appeso, si portava Sergio Martelli alias Azzurro. C'è dando una crisi identitaria. Daniele Papi che sono qui e Sergio Campostrini. Amico, sai cos'è questo qui? È il tè del venerdì. Amico, sai cos'è questo qui? È il tè del venerdì.